Un saluto a tutti gli amici di Mille Una Avventura. Eccoci di nuovo in un gameplay di un'avventura testuale e come dico sempre un'avventura testuale molto particolare e questa volta è vero perché giocheremo a Locusta Temporis. Locusta Temporis è un ebook del mitico Enrico Colombini. Un ebook del 2010 che si può acquistare sul sito di quintadicopertina.com. Ecco, quintadicopertina.com è questa casa editrice che si occupa appunto di pubblicare ebook piuttosto particolari come questo Locusta Temporis, un libro game che Enrico Colombini dal suo genio è riuscito a creare con metodi molto particolari. Ma fermiamoci un attimo prima di iniziare a giocare a Locusta Temporis, torniamo sul nostro sito preferito, cioè il sito di Old Games Italia, che ha ospitato, come vi avevo preannunciato qualche tempo fa, una intervista all'autore de La Casa. Ecco, se siete interessati a saperne un po' di più sulle avventure testuali degli anni 80, su come nascevano in Italia, su come venivano sviluppate, che mondo c'era dietro, e avete vissuto quegli anni, vi interesserà sicuramente leggere e sapere un po' di più di questo Gian Battista Icardi, che è appunto l'autore della casa, assieme a un altro autore, suo compagno di scuola. Ecco, in questa intervista, che magari posso anche ingrandire un attimo, ecco, La casa, un'avventura testuale dallo Spectrum a Firefox. Come abbiamo già discusso qualche settimana fa, abbiamo scoperto che La casa è ispirata al famoso film del 1981 di Sam Raimi, il film horror. E questo film ha ispirato un'avventura testuale particolare. E quando leggerete questa intervista vedrete che è stata scritta in origine per lo ZX Spectrum nel 1986, appunto da Davide Possamai e Gian Battista Aicardi. L'hanno scritta per lo ZX Spectrum, approfittando anche di una grafica, della famosa grafica pixelata, di quel particolare, computer, personal computer, dell'epoca. E come è possibile leggere nell'avventura, che cosa è successo a un certo punto? Ecco qui, Aicardi ci racconta un po' tutta la sua vicenda, mostrando anche quanto siano interessanti per la grafica dell'epoca le immagini che corredavano questa particolare avventura e ci dice che potrebbe forse un giorno tornare a scrivere un'avventura testuale, a recuperare qualche antico progetto sfruttando l'ispirazione che gli viene da dipinti che lui si diletta a produrre con notevole talento. E questi dipinti suggestivi, vedete, potrebbero davvero ispirare delle avventure testuali molto particolari. Che cosa è successo però? Chi ha seguito le scorse puntate lo sa. Ecco, ci sono due ragazzi, Druid87 e DeviGZ, due fratelli, che avendo l'Amiga 2000 del padre e riviste Amiga Byte su cui era pubblicata l'avventura, riviste in cui era stata pubblicata l'avventura, recuperata dallo Spectrum e non si sa bene da chi, perché ci rivela appunto Aicardi che non si ricordava assolutamente che la sua avventura per Spectrum fosse poi po stata portata su Amiga. Quindi c'è questo mistero di fondo e in ogni caso questi ragazzi hanno preso la versione per Amiga e l'hanno portata in JavaScript in modo che fosse eseguibile da qualsiasi browser. E qui questi ragazzi di meno di 30 anni
davvero ci raccontano la loro passione per questo retro gaming molto retro, e ci annunciano particolari progetti che hanno in mente di realizzare col motore che hanno utilizzato per realizzare il porting della casa. Ecco, quindi ho voluto segnalarvi questa intervista perché mi pare che sia venuta piuttosto bene e gli appassionati di retro gaming potrebbero appunto apprezzarla. E quindi andate sul sito di Old Games Italia, andate a cercare questo titolo, lo trovate facilmente nella casella di ricerca e lo trovate, lo leggete e magari commentate anche sul forum del sito stesso. Ma vediamo se Twitch si è svegliato. Ecco, Twitch sta ancora dando i numeri, è tornato a non mostrarmi né la chat né la diretta e quindi non so assolutamente se sto andando in diretta. Potrei continuare a parlare da solo per un po' di tempo finché non mi convincerò che non sta andando nulla. Quindi vedete che Twitch ci sta causando un po' di problemi ultimamente. E cerchiamo allora di chiudere un po' di applicazioni e proviamo a ricaricare. Ecco, nel caso, ecco, sapete che io non posso leggere la chat, nel caso la diretta in realtà fosse attiva, mi guarderò poi la chat in differita perché su Twitch c'è la possibilità di vedere la differita delle chat rivedendosi il filmato. Ecco, proverò ancora più tardi. In ogni caso, se ci fosse qualcuno in chat, vi saluto tutti, vi ringrazio come sempre per la compagnia che mi fate e se non state vedendo nulla, vuol dire che anche voi avete problemi, come ho io in questo momento, a risvegliare la connessione a Twitch. Chissà perché succedono queste cose, è piuttosto strano. Comunque, facciamo finta che ci siate tutti, che mi stiate seguendo e cominciamo a dare un'occhiata a che cos'è questa Locusta Temporis e poi giocheremo i primi passi della demo che è praticamente l'inizio dell'avventura. Ecco qui in questa immagine, vediamo se si ingrandisce. Non si ingrandisce, comunque questo qui è Enrico Colombini. Lo vedrete con un effetto sfocatura molto suggestivo. È Enrico Colombini davanti al suo computer, di fronte allo scaffale di questa serie di libri che riportano manuali tecnici, enciclopedie, libri vari, di tutto di più. Ecco, Enrico Colombini, come sapete, è un mito tra gli autori delle avventure testuali italiane perché appunto è l'autore di Avventura nel Castello, riconosciuta come la prima avventura testuale italiana, di cui ha prodotto anche il motore per giocare e ha scritto ovviamente libri, ha una carriera in vari contesti e soprattutto quello che ci interessa per questo canale è la sua carriera nelle avventure testuali, che l'ha portato nel 2010 a scrivere Locusta Temporis. Che cos'è questo gioco? È un'avventura testuale scritta in un PDF. Ecco, cosa c'è di più statico di un PDF? Non c'è nulla. Un PDF è una serie di pagine stampate esattamente come un libro stampato su carta. C'è la possibilità però, e questa è la cosa interessante, di creare dei collegamenti ipertestuali tra una pagina e l'altra. E appunto con un PDF si può creare un game book, un libro game, come ne esistevano appunto all'inizio degli anni 80, in cui il giocatore, o meglio il lettore, legge le pagine del libro. E a un certo punto è posto di fronte a delle scelte e deve, a seconda della scelta che ha operato, aprire una particolare pagina di quel libro e continuare a leggere. Ecco, in una sorta di letteratura combinatoria
messa in pratica con le pagine di un libro. Ecco, non tutte le pagine del libro quindi verranno utilizzate, ma solo quelle che il lettore decide di scegliere attraverso le pagine che di volta in volta seleziona. Ecco, con un PDF è chiaro che si può realizzare questa struttura esattamente allo stesso modo, però che cosa succede? Ecco, Enrico Colombini ha creato un sistema, quindi un tool di sviluppo, che gli ha consentito di creare una vera e propria avventura testuale con variabili che tengono conto dello stato del lettore, cioè delle scelte che ha operato, delle vere e proprie variabili come nelle avventure testuali tradizionali. Nelle avventure testuali tradizionali, a parte il parser che rende ancora più profonda l'esperienza di gioco, c'è anche appunto la possibilità di salvare i valori di certe variabili, di decidere in che stanza ci troviamo e così via, e quali oggetti portiamo, eccetera, eccetera. Ecco, questo sistema ovviamente con un libro game, un game book, diventa molto complicata perché in un libro cartaceo le pagine sono poche. Invece Colombini, avendo a disposizione un PDF, è riuscito, partendo da una prima pagina che si legge, poi passando a una seconda pagina, ecco, in questa seconda pagina comincia ad esserci una prima scelta. Il giocatore potrebbe decidere di prendere con sé un oggetto oppure di lasciarlo. E a seconda della scelta che ho operato, viene scelta una pagina differente che potrebbe in realtà sembrare la stessa pagina addirittura. Quindi potrebbe sembrare che non sia successo nulla, ma in realtà le pagine che sta guardando il lettore sono differenti e seguono dei percorsi differenti. Quindi a un certo punto le pagine cominceranno a differire, visto che lo stato del lettore è diverso, e la storia comincerà a seguire appunto strade differenti. E un lettore che avesse operato una scelta diversa, troverà poi delle pagine diverse che lo accompagneranno nel corso della storia che di mano in mano sta leggendo. Ecco, quindi è un metodo uno strumento come il PDF che consente di avere un numero notevole di pagine a disposizione, può, con gli strumenti opportuni, essere realizzato, mentre con un libro di carta ci vorrebbero in realtà volumi e volumi di carta, e ciò non è ovviamente pratico. Ecco, qui vedete ancora un piccolo schema che vi fa capire che in realtà Enrico Colombini non si è messo a scrivere a mano il suo libro e a creare questi collegamenti ipertestuali che operano scelte differenti. Ha creato tutta una catena di sviluppo, una catena di strumenti che a partire da un testo base, attraverso programmi appunto particolari, gli hanno consentito di generare automaticamente molte pagine di questo PDF. Le migliaia di pagine del PDF di Locusta Temporis non le ha scritte a mano, ma sono state generate a partire da un testo che comunque ha scritto ovviamente a mano. Ecco, il linguaggio che ha usato, il linguaggio Lua, che è un linguaggio sviluppato da una università brasiliana che mi è piuttosto caro perché l'ho spesso usato. Ecco, è un linguaggio, dicevo, poco conosciuto, però mi piace il fatto che Colombini lo abbia scelto per le sue particolari caratteristiche di semplicità e di non ha limiti, ecco, questo linguaggio, pur essendo molto semplice, ecco, lo ha utilizzato per generare queste pagine del suo Locusta Temporis attraverso un macchinario esente da un significato acronimo, da un significativo acronimo, scusate, Medusa, ecco questo macchinario che lui ha creato, che è una sorta di compilatore o probabilmente un frutto di intelligenza artificiale o pigrizia naturale. Ecco, in pratica è uno strumento, un software
che gli ha evitato di tenere traccia a mano di tutte le necessarie varianti delle pagine e dei link incrociati a queste pagine che avrebbero reso il lavoro impossibile. Perciò ha creato questo strumento che usa solo lui per il momento perché lo ha creato per se stesso e senza l'obiettivo di renderlo disponibile ad altri perché questo gli ha consentito di essere più veloce nella produzione. Quindi Enrico Colombini, ecco qui, poi eventualmente cercheremo un'immagine più significativa di questo autore, ecco, ha realizzato tutto questo per creare Locusta Temporis. Torniamo un attimo su Twitch per vedere che cosa succede, se la chat si sveglia oppure no, e poi inizierò a giocare i primi passi del dimostrativo. Chi fosse interessato a godersi il dimostrativo per conto proprio, proviamo a riaprire la pagina, vediamo se si ottiene qualche effetto. Proviamo ad andare direttamente sulla pagina del canale, scusate questi problemi tecnici. Poi sarà bello scoprire alla fine che ho parlato da solo per tutto questo tempo, però insomma mi sono tenuto compagnia, mi sono divertito. Mi dispiace che tutto finirà dimenticato tutta questa vicenda come una lacrima nella pioggia, perché a quanto pare Twitch ha dei problemi, almeno in ricezione, in trasmissione. Spero che in ricezione si veda qualcosa. Chissà che commenti leggerò nella chat, se tutto questo sta andando. Ecco, direi che non c'è speranza, quindi chiudiamo anche Anatomia della Locusta, questo articolo in cui Enrico Colombini, intervistato su Apogeo Online, ha spiegato un po' la genesi di questo romanzo avventura. Lasciamo aperta sotto la nostra chat e andiamo ad aprire, ecco, il PDF. Ecco, vedete, il PDF si apre come un normalissimo PDF, ovviamente. Ecco qui, questa è la copertina, Locusta Temporis, Enrico Colombini, Polistorie, questa collana che raccoglie produzioni di questo genere. E quinta di copertina, ripeto, è la casa editrice, c'è cioè il sito, lo trovate facilmente. Enrico Colombini, Locusta Temporis, capitolo introduttivo 2010 e così via. Ecco, vedete che qui si possono, capitolo primo, la locusta. Ecco, si possono sfogliare le pagine come un normalissimo libro. Ci sono le pagine di destra, no, scusate, di sinistra, probabilmente. C'è sempre una pagina bianca intercalare, quindi c'è solo, non si usa mai la pagina pari. Ecco, si usano solo le pagine dispari in questo PDF. E qui vedete il numero di pagine in questo dimostrativo, 796. Quasi 800 pagine, in realtà sono evidentemente 400 quelle effettivamente scritte e si potrebbe leggere il libro sfogliando pagina dopo pagina. Ecco, evidentemente non è questo lo scopo, a un certo punto, o meglio il metodo migliore, a un certo punto ci si accorgerebbe che non si capisce più, non si segue più il filo del discorso, perché in realtà utilizzando questi collegamenti ipertestuali si salta appunto da una pagina all'altra senza un ordine che possa essere compreso andando così in sequenza. Ecco, questa serie di pagine quindi devono essere visitate solo mediante collegamenti ipertestuali. Ecco, io direi che chi ha intenzione di farsi una lettura del dimostrativo per conto proprio, per farsi un'idea e poi eventualmente acquistare l'opera completa che costa come un normale ebook sui 3 euro, 3,50 euro, ma magari poi ci sono anche degli sconti. Ecco, quindi costa pochissimo e se vi dovesse piacere, ecco, iniziate magari a fare il dimostrativo per conto vostro. Chi invece avesse questa pigrizia intellettuale può seguire me che gioco e leggo appunto Locusta Temporis, il dimostrativo. Vediamo un po' di ingrandire bene. Abbiamo ingrandito troppo, riduciamo un po'.
Ingrandiamo un po', non troppo, un po' meno. Dovrebbe leggersi bene. Allora andiamo a vedere l'inizio qual è. Eccolo qui. Inizia con lezione di fisica. Ci sono giornate che sembrano non finire mai. Mi pare di essere chiusa in quest'aula dall'inizio dei tempi ad ascoltare l'incessante, monotono mormorio delle lezioni. Anche gli altri non sembrano in gran forma. C'è chi tiene lo sguardo vitreo fisso in avanti, chi sorregge il mento con i polsi, chi ha la testa ciondolante con gli occhi semichiusi. Sì, lo so, ho scelto io questo corso. Sono argomenti che mi interessano, ma ogni tanto non mi dispiacerebbe qualche distrazione, un po' di evasione. Vorrei avere la fantasia di Jean, che riesce a immaginarsi interi mondi guardando un frammento d'osso recuperato da uno scavo. Se non altro, in quest'ultima ora abbiamo il professor Dufour, che è un tipo simpatico, anche se ha ricoperto tutte e tre le lavagne di formule scritte in calligrafia minutissima. Ecco, vedete, la narrazione inizia come un normale testo, un normale racconto, scritto, come si vede, anche piuttosto bene dalla mano, insomma, del maestro Colombini, e quindi è anche una piacevole lettura, non è una opera narrativa improvvisata tanto per mettere in piedi un libro game, un gioco libro, insomma. È scritto anche bene ed è godibile. Ecco, a un certo punto ci si accorge, mentre io combatto con Twitch, sperando che prima o poi succeda qualcosa, ecco, si scopre, vedete, che compaiono questi collegamenti ipertestuali. Ed è chiaro che qui ce n'è uno solo, quindi ci porterà alla pagina successiva senza bisogno di girare pagina. E parlavamo di questo professor Dufour. Quando si rivolge a noi è sempre entusiasta come un bambino che parla del giocattolo preferito. E quindi, come le equazioni che abbiamo appena visto dimostrano chiaramente, il tempo non è una massa informe, come un budino, ma una propria struttura ben definita. Naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare. Abbiamo alcuni degli ingredienti, ma siamo ben lontani dalla ricetta. Chissà se qualcuno di voi potrebbe dedicarsi a questa ricerca. Interessante. Potrebbe essere un'idea per la mia tesi. Ma porterà da qualche parte o sarà solo tempo sprecato? Ecco, finalmente la chat si è svegliata, allora chiudo un Naturalmente c'è attimo. ancora molto lavoro da fare. Ecco, Abbiamo alcuni scusate, degli ma ho ingredienti, ma siamo ben aperto lontani dalla il ricetta. canale, adesso finalmente mi Chissà se qualcuno di sento voi potrebbe dedicarsi a e questa devo andare adesso sul profilo, ricerca. così evito il ritorno. Ecco, sembra che qualcosa si stia muovendo, purtroppo vediamo un attimo, ecco lo zoom, lo riduco un attimo. Ed eccoci in chat. Allora, non vedo più chi c'era, mi è parso di vedere Gwen. Ah, ecco, quindi c'è Festuceto, che è abitué, ho notato anche di videoludica.it, ne ho seguiti alcuni, ho scoperto che Festuceto ha anche un altro nome, non si chiama così, ma ha un altro nome appunto e ho scoperto che segue anche Simone Pizzi e i suoi podcast. Poi ho visto Diavolo dei Crocicchi e ho visto anche Gwen. Quindi grazie ancora, scusate i problemi tecnici, voi siete sempre assidui e mi dispiace quando succedono queste cose. C'è anche Irpina che a quanto si è capito, ha qualche attinenza con Festuceto. Perciò se c'è Festuceto in chat c'è anche Irpina e quindi ho addirittura due spettatori in più. Quindi è stato un bel acquisto Festuceto, chissà quanto resisterà. Ecco Danilo, ecco sì, il nome era questo. Quindi grazie ancora a tutti. Allora scusate i problemi tecnici, vado avanti. Allora, è uno storico ascoltatore, però non collegavo i nomi, di Italia Podcast Network. Gwen è arrivata tardi oggi, quindi ho fatto una lunga introduzione.
Irpina e la ragazza di Festuceto, ormai questa è diventata una telenovela, stiamo scoprendo, poi scopriremo che diavolo dei crocicchi è il ragazzo di Gwen, anche se non mi risulta, però si può scoprire di tutto e di più su questa chat, quindi non perdetevi la chat. Ecco, qui purtroppo non possiamo picchiare nessuno spontaneamente perché non c'è un parser. Quindi mi dispiace per Gwen e Irpina, potete ordinarmi di picchiare chiunque. Allora, Festuceto è un maniaco di queste cose, resterà sempre con me. Non so se questa è una buona notizia, adesso che so che è un maniaco, potrebbe diventare un po' invadente, ma per adesso apprezziamo la sua presenza perché praticamente aumenta con la sua sola presenza lo share di questo canale. Basta che ci sia lui e già abbiamo raddoppiato l'audience. Dovrò aprire la posta del cuore appena nascono questi momenti intimi. Poi bisogna trovare qualcuno per Roberto qui in chat e per gli altri che ogni tanto ci fanno visita. Va bene, dicevamo che appunto è iniziata questa avventura e qui si parla di una noiosa lezione di fisica, un po' come quelle che tengo io a scuola. Verranno a scriverti i ragazzi che io e Irpina abbiamo pestato a sangue, questo è forte, andiamo bene. E dicevo appunto, è una lezione di fisica che sembra dare qualche sbocco, si parla del tempo, comincia a diventare interessante. Dopotutto noi fisici non siamo dei teorici puri come i matematici, questi matematici come diavolo dei crocicchi, teorici puri, quindi tu sei un teorico puro. Noi invece, noi fisici, non siamo teorici puri, è bello scoprire e capire, ma vorrei anche vedere delle applicazioni pratiche. Perciò, diavolo dei crocicchi, tu sarai condannato a scoprire e capire, ma non mai a vedere delle applicazioni pratiche di quello che vedrai quando appunto lavorerai come matematico. Allora, qui succede di tutto, le lezioni di fisica sono interessanti, Gwen è controcorrente come sempre, e dunque, se non le passi a recitare la declinazione di Rosa Rose come il mio prof dal liceo. Poi boh, un professore di fisica che declina il latino, mi sembra proprio azzeccato come professore di fisica. Invece qui, nell'avventura, c'è un professore di fisica interessante perché dice appunto che a lui piace trovare applicazioni pratiche a quello che fa. E quindi, professore, facciamo questa domanda. Una volta compresa a fondo questa struttura, sarebbe possibile viaggiare nel tempo? E qui si fa interessante. Per ora abbiamo solo cambiato pagina, vedete, iniziato a questa avventura con un testo da leggere. Viaggiare nel tempo, Marika? O Marica? Boh, dipende. Se provassimo che il tempo è diritto come un grissino, lo si potrebbe teoricamente percorrere in entrambi i sensi. Se fosse curvo come la superficie di un'anguria, potremmo esplorarlo in due dimensioni, ma finiremmo prima o poi col ripassare dagli stessi punti. Se avessi la struttura di un piatto di spaghetti, diverse sequenze temporali che per noi sono lineari sarebbero aggrovigliate tra loro. Si potrebbe saltare da un'epoca all'altra, ma solo in determinati punti. Per adesso non siamo in grado di dirlo, abbiamo solo un assaggio della teoria. Ecco, quindi vedete un po' che in effetti si fa interessante perché questo professore di fisica ha molte idee su come potrebbe essere il tempo e anche delle teorie che potrebbero portare, vedete, a paradossi temporali. Che conseguenze avrebbero questi paradossi temporali, gli chiedono. Ed ecco qui finalmente che dopo qualche pagina di lettura normale, abbiamo solo girato delle pagine, siamo arrivati a dover fare delle scelte. E lui chiede, quali paradossi temporali, di cosa state parlando? E allora potremmo chiedergli, ad esempio, vorremmo convincere la nostra nonna a non avere figli, il che potrebbe causarci qualche problemino. Come ci insegna anche Ritorno al futuro, che è proprio una pietra miliare dei viaggi nel tempo su cui si basano molte teorie fisiche reali, come sapete.
Ah, il paradosso del suicidio temporale. Non lo si può escludere a priori, ma per certi aspetti sarebbe come distruggere la massa di una persona col solo pensiero, a meno che non ci sia qualche fattore che al momento non comprendiamo. Il bilancio energetico non quadra. In sostanza sarebbe come far sparire una crostata senza mangiarla. E qui fa in modo molto divulgativo, abbiamo la DeLorean in doppia fila, e in modo divulgativo qui ha introdotto, così faccio capire che sto capendo quello che sta dicendo, ha introdotto la conservazione dell'energia, il fatto che uno convinca la nonna a non avere figli, distruggerebbe questa massa di una persona che sparirebbe semplicemente col solo pensiero. E le cose non tornano, secondo questo professore. E allora noi continuiamo a parlare di paradossi temporali e lui ci chiede ancora quali paradossi temporali. Ecco, vedete che è sparita una delle opzioni, ma non è sparita come può avvenire intuine perché il sistema rigenera le pagine in modo procedurale, cioè seguendo degli algoritmi. Qui Colombini, attraverso il suo Medusa, si è dato la pena di creare una nuova pagina che contiene solo due opzioni. Quella che non abbiamo scelto prima. Quindi potete immaginare quante pagine ci debbano essere. Infatti, prima vedevamo 800 pagine solo per questo dimostrativo, che in realtà comunque sono 400. Che Gwen non ci sta capendo niente. Magari potremmo declinare rosa, rose, eccetera, eccetera, che potrebbe essere più chiaro. No, a parte gli scherzi, dicevo, vedete qui che ha dovuto generare molte pagine. Ci sono tre scelte che compaiono in una pagina sola. In altre tre pagine dovranno comparire solo due scelte. Quella che non è stata fatta all'inizio e alla fine, vedrete, rimane solo una scelta per tutte, queste opzioni. Quindi adesso potremmo chiedergli sfruttare le proprie conoscenze degli eventi storici per trarne vantaggio. E qui tutti ricorderete l'opera immortale, Ritorno al futuro, ecco, sono 11.000 pagine, l'opera completa, che chiaramente non ha scritto tutte a mano, come dicevamo prima, ma ha generato, e anche generarle però è un lavoro notevole. Ecco, qui dicevo l'opera immortale, Ritorno al futuro, in cui c'è questo almanacco che riporta i risultati delle partite di sportivi dal 55 all'85 e chiaramente qualcuno tenta di trarne vantaggio. E vediamo che cosa ci risponde il professore. Ci risponde: ah, il paradosso della conoscenza infinita. Non è detto che sia impossibile, ma la conoscenza è una forma di ordine e il secondo principio della termodinamica suggerisce che la tendenza sia piuttosto verso il disordine. In pratica sarebbe come se la passata ritornasse da sé in forma di pomodoro. E qui sempre a livello divulgativo fa degli esempi, no, che ricordano questi principi di fisica, come il secondo principio della termodinamica che dice appunto che l'entropia di un sistema, qualunque cosa essa sia, cresce sempre. E quindi un oggetto ordinato come la passata di pomodoro non dovrebbe tornare a forma di pomodoro. In realtà qui ci sarebbe da discutere perché, vabbè, sì, è una forma disordinata, ecco, infatti non avevo capito niente, una forma disordinata come un pomodoro schiacciato della passata di pomodoro tornasse a una forma ordinata che è quella del pomodoro da cui siamo partiti. E vedete che di nuovo qui ci propone, sempre a proposito. E arriviamo alla terza opzione, quella di usare nel passato un oggetto che allora non esisteva. Vediamo che cosa ci spiega il professore. Beh, non è necessariamente un paradosso, a meno che l'oggetto non rimanga nel passato e vada a influenzare le azioni degli abitanti dell'epoca. Probabilmente un oggetto ignoto verrebbe semplicemente giustificato con qualche forma di magia o superstizione. È meno probabile che possa modificare il presente. Altrimenti sarebbe come mettere il sale nell'acqua dopo aver scolato la pasta e trovarsela salata. Ecco qui di nuovo un altro esempio che chiarisce la situazione. E di fronte a studenti di fisica è sempre necessario fare
fare questi esempi così terra terra in modo che capiscano tutto, perché hanno anche delle difficoltà a capire le cose al volo. Ora, sempre a proposito di paradossi temporali, ce lo propone ancora, ma dovremmo aver esaurito. Ecco, lui dice: potremmo continuare a fare esempi fino alla fine del tempo, ma non credo che aggiungeremmo molta informazione. Ecco, avete notato che qui, visto che stiamo facendo un gameplay, giochiamo poco, ma spieghiamo come funziona questo sistema di gamebook in forma di PDF. Ecco, qui il genio di Colombini non si è espresso fino in fondo. A parte le pagine che abbiamo capito che sono moltiplicate, le tre strade le abbiamo dovute percorrere tutte. Se avessimo fatto scelte differenti, avremmo seguito un percorso diverso, ma saremmo arrivati comunque qui. Ecco, le vere, diciamo così, variabili che tengono conto dello stato del giocatore e dello stato del gioco, si vedono in realtà più avanti e forse riusciamo a vederle se non continuo a chiacchierare così tanto. Se la fisica me l'avessero spiegato con queste metafore culinarie, l'avrei capita fin dall'inizio. Ecco, in effetti bisogna avere un maestro come Colombini che in qualche modo ci aiuta a capire le cose complicate con considerazioni semplici. Allora, questo professore non ha ancora dimostrato questa cosa, ma in effetti penso che il tessuto temporale abbia una certa viscosità, una specie di miele molto denso che riprende la forma del barattolo. La fisica spiegata da Cracco, giustamente. E, mi raccomando, usate le patatine, nelle vostre ricette, mi raccomando. Comunque, se riuscite a tornare indietro nel tempo e a rifare meglio l'esame, vi tengo buono il voto, il nuovo voto. A domani, ragazzi, è tempo di cominciare a pensare alla cena. Ecco, questo professore si chiama Dufour, ma credo che sia proprio Cracco sotto mentite spoglie, visto che sta già pensando a cucinare la cena. Arrivederci, professore, e qui continua la storia. Ecco, vedete quindi come funziona questo ebook, non fermatevi qui se provate il dimostrativo perché il bello viene dopo, quindi chi si ferma qui dice: ah sì, ma tanto vedo che le pagine le ho viste tutte e non sapete cosa vi perdete a rinunciare a questo punto. Strano tipo il professor Dufour, Marica? Un momento riempie la lavagna di formule, il momento dopo fa una zuppa di riferimenti alla cucina, proprio una zuppa. Irpina preferiva la pubblicità delle patatine di Rocco e questo sta preoccupando Festuceto non poco, a meno che Festuceto non abbia nulla da invidiare a Rocco di cui si parla qui, che non nominiamo per non fargli indebita pubblicità, visto che ormai abbiamo citato le patatine di Cracco, le patatine di Rocco col doppio senso e chissà cosa salterà fuori ancora in chat. Allora andiamo avanti, c'è questa Julie, amica di Marica o Marica. Sai, Julie, ho sentito che sta scrivendo un libro di ricette, è Cracco, è lui. Magari in mezzo agli ingredienti ci mette delle equazioni, confonderebbe mica male i lettori. Ma tu che ne pensi della struttura del tempo? E lei risponde: non chiedere a me, io mi sa che ho sbagliato corso di laurea, credevo che fisica fosse più interessante, quello che credono tutti, ci cascano tutti quanti. Invece è tutta matematica e io non ho una testa scientifica come la tua. Anzi, sto quasi pensando di passare a giurisprudenza, quindi proprio cambia genere. Sai, Marica, non mi spiacerebbe fare la criminologa, occuparmi di delitti, risolvere casi insoluti, capire la psicologia delle persone apparentemente normali che si trasformano in assassini. Guarda, se vuoi il primo caso te lo procuro io. Se Jean mi tira un altro bidone, giuro che lo ammazzo con le mie mani. Che ti ha combinato? Ah, nulla, mi ha fatto aspettare in piazza come un idiota per 2 ore e poi mi ha detto che si era perso a leggere le poesie di Prévert. Ma ti rendi conto? Fate davvero una strana coppia voi due, tu logica e razionale, lui distratto e sognatore. Forse dovete imparare ad adattarvi un po'. Adattarci? E come? Beh, provare a mettersi l'uno nei panni dell'altro, lo so che è più facile a dirsi che a farsi, anch'io e Ralph,
con Ralph ne ho passate di tutti i colori, ma hanno trovato un accordo. Salto un po', poi ve lo leggete voi se volete. Allora, tra mezz'ora ritrova questo Jean, la nostra Marica, o Marica, perché conosco una Marica, ma io ho sempre detto Marica. Ecco, dopo fisica, giurisprudenza e poi scienza delle patatine, qualunque esse siano. Allora, vediamo un po', meglio che lo lasci, meglio che ti lasci, non che lo lasci, non vorrei farti arrivare in ritardo. A dire il vero, meditavo di farlo aspettare un po' per punirlo. E va bene, come sei sadica, ciao, ciao Giulia. Ed eccoci qua, finalmente cominciano dei veri e propri link, c'è stata questa premessa godibile, non godevole, godibile, scritta bene, ti fa entrare nella storia, ti fa capire che ci sarà qualche mistero legato al tempo, dei personaggi che cominciano a delinearsi, ad avere una loro fisionomia e arriviamo a questo appuntamento. Allora, va bene, non capisco di cosa state parlando. Come dice Simone Pizzi in chat quando fa le dirette, dopo un po' loro fanno la diretta nel podcast e parlano tra di loro, raccontano quello che devono raccontare, in chat si fanno tutti i loro discorsi, ignorando completamente quello che sta avvenendo. Ciao Condor Roger, benvenuto in chat. Allora, stavamo dicendo che finalmente sono un tuo vecchio follower. Bene, grazie per essere tornato. Non ricordo il tuo nome, forse hai cambiato nick. Sei uno dei miei numerosi follower, il 39esimo follower. Allora, dicevamo, c'è Gwen che con i suoi poteri da moderatrice è pronta a disinfettare qualsiasi batterio si infiltri in chat. Con Don Roger pare che sia una persona a modo. Allora, dicevamo che siamo arrivati finalmente a queste scelte che possono essere, cominciare a diventare ramificate. Infatti, ecco, inizia il capitolo, un appuntamento. Grazie ai lavori di ristrutturazione siamo costretti a venire in questa scalcinata sede provvisoria dell'università, per di più lontani da tutti i laboratori. L'undicesimo iscritto Condor Roger, quindi grazie ancora per il follow. Dunque, un paio di volte al giorno si devono spostare da un posto all'altro, però sono solo spostamenti da un quarto d'ora. Ed ecco qui che cominciamo a capire che ci sono vari luoghi da esplorare. Proprio di fronte c'è la stazione del metrò, sono solo due fermate, ma non vale la pena di usarlo. Mi basta prendere il Boulevard Alberato o il vecchio vicolo. Lo stradone invece fa un lungo giro e l'aria è irrespirabile per il traffico. Proviamo ad andare al metrò, vediamo che succede. C'è un sacco di gente, non solo studenti, ci sono anche gli uffici, è l'ora di chiusura e non vedo il motivo per andare a infognarmi là dentro. Quindi vediamo da che parte mi conviene andare. Perciò ci fa tornare indietro. La tua è una chat di successo, davvero. Ho proprio tanti followers. Quindi la stazione non funziona, vediamo che succede se ci andiamo di nuovo. Ovviamente non dovrebbe aver tenuto traccia di questa nostra visita e in effetti ci riporta apparentemente alla pagina precedente, senza apparentemente. Mi basta prendere il Boulevard Alberato, il vecchio vicolo. Proviamo lo stradone, che forse è un altro vicolo cieco. E qui ci descrive la schifezza del traffico, quindi lei non lo prende, ci fa tornare, Colombini ci fa tornare qui. Perciò vediamo un po' se prendere il Boulevard Alberato o il vecchio vicolo. Posso chiederti che lavoro fai? Ricordo sei della Liguria, insegno matematica e fisica, perciò sono in pratica come quel professore che non so se hai seguito prima, che riempie lavagne di formule e poi racconta cose strane su ricette di cucina. E quindi sono ligure e dopo tutte queste notizie su di me prendiamo il Boulevard Alberato. Una fiumana di gente occupa l'intero Boulevard.
urlano slogan incomprensibili, agitano stendardi, eccetera, pignatte, c'è cioè di tutto. Ieri era per le norme sulla raccolta dei rifiuti, l'altro giorno per gli orari dei tram. La settimana scorsa per i rallentatori stradali, chissà cosa, per cosa staranno protestando. Allora glielo chiediamo. Per cosa manifestate? Protestiamo contro le continue manifestazioni che rendono la vita impossibile. Ogni giorno c'è una protesta diversa e non si riesce nemmeno a passare. È ora di finirla, non trova? Ah sì, certo. Ecco, quindi c'è anche, vedete, dell'ironia in questa avventura, è comparsa solo adesso, prima sembrava tutto un po' più serio, un po' più realistico e questa cosa è abbastanza surreale. Chi manifesta contro le manifestazioni. Lo stradone dovrebbe riportarci lì, però vedete che la pagina è cambiata. Avendo visitato il Boulevard Alberato, che è occupato dalla manifestazione e non si riesce a passare, siamo tornati indietro. Quindi vediamo un po' se cambia qualcosa. Vediamo tornando sullo stradone, no? Quindi torniamo indietro, stazione del metro, niente, ho avuto l'impressione che fosse cambiata la pagina e non ci ho fatto caso, e che potesse essere la possibilità per, dopo aver incontrato la manifestazione, riprovare il metro o qualche altra via, o lo stradone. E allora proviamo l'unica cosa che ci rimane, il vecchio vicolo. Andiamo nel vecchio vicolo. Oh no, il mercatino settimanale. Non so come facciano, ci sono tante bancarelle, non si passa. Dunque, c'è pieno di turisti che si fanno spennare per un minuscolo quanto orrendo souvenir della Tour Eiffel Made in China. Come ho di turisti, devo prendere un'altra strada. E non so se, ecco, sì. Ecco, e siamo, beh, mi resta una sola possibilità. Ecco, quindi quello stato, quella pagina che rappresenta uno stato del gioco, vedete, non era diversa per caso. Ecco, abbiamo visto che effettivamente il libro si è ricordato che pagine avevamo visitato. Di conseguenza adesso probabilmente dice mi resta una sola possibilità che sarà, vediamo un po', allora il Boulevard Alberato l'abbiamo visto, mi sono perso dopo tutte queste chiacchiere e questo va bene. Il vecchio vicolo, c'è appunto lo stradone, niente, dobbiamo per forza la stazione del metrò. Ecco, quindi qua si comincia a vedere la potenza di questo strumento software che ha creato Colombini, senza accorgercene, ci sembrava di rivedere le stesse pagine e di provare tutte le possibilità, ma in realtà il libro ha mantenuto traccia di ciò che è avvenuto e ci troviamo di nuovo al metrò e la pagina è cambiata. Ecco, non decidiamo più di andarcene. E qui dice appunto la descrizione: se non c'è nulla da vedere, tanto meglio, devo solo andare verso i binari. Perciò ci rechiamo verso i binari e qui comincia il primo enigma, di questo inizio, di questo capitolo. Ora, che cosa succede? Ecco, come si può realizzare un enigma, con queste pagine? Beh, sono tutte appunto pagine che seguiremo, che terranno conto di ciò che abbiamo visto, e perciò bisognerà seguire un percorso in un certo ordine per risolvere l'enigma. Per esempio, in questo caso vediamo che c'è un distributore automatico. Diamo un'occhiata al distributore automatico. Ecco, problemi di cuore, di lavoro, di soldi? Il talismano della fortuna li risolve per te, non fallisce mai. Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta. Inserire 5 euro, resto 1 euro. E il talismano a quanto pare è una moneta da 2 euro con sopra dei disegni. Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare. Troveranno tanti gonzi che abboccano? Questa è la domanda che ci poniamo. Ecco, quindi pare che se volessimo in questo talismano dovremmo pagare 5 euro, ovviamente diciamo no, grazie. Comunque ricordiamoci che in questa macchinetta se inseriamo 5 euro ci danno 1 euro di resto
e recuperiamo anche 2 euro, una moneta da 2 euro. Allora, torniamo indietro, andiamo a vedere la scala da cui sono scesa, quindi probabilmente non dobbiamo andare di lì, andiamo a vedere il bar. Che tristezza questi bar sotterranei, che senso ha rintanarsi qui in galleria quando ci si può sedere al tavolino di un caffè su un boulevard a godersi l'aria aperta? E avanti così. È chiuso, si riapre giovedì. A fianco della porta c'è un musicompro. Ne sono apparsi un po' dappertutto, chissà poi se avranno successo. E sulla parete c'è un poster dei magazzini Colonnelli che proclama tutto a 2 euro. Vediamo un po' cos'è questo musicompro. Il musicompro è un distributore di CD. Offre strido latente l'ultimo single degli Stonai. Deve essere un gruppo molto alla moda. A me questi gruppi tecno-arcadici non convincono troppo. E costa 5 euro questo CD. Inserisci 5 euro, 10 euro e ti danno di resto 5 euro. Ecco, qui già cominciamo a capire che a quanto pare servirà a fare dei cambi di monete. Ora, questo silenzio della chat mi pare preoccupante, speriamo bene, io vado avanti. Allora, lasciamo perdere anche qui, non compriamo il musicompro, torniamo all'atrio e andiamo in direzione dei treni, vediamo un po' che cosa c'è. Allora, sopra la barriera dei tornelli c'è scritto ai treni, Festuceto, carino il primo enigma, difficile, giusto quel poco da farti capire il meccanismo. Ecco, infatti si vaga un po', però alla fine si riesce a fare e si capisce anche quello che ci aspetterà, che può essere anche più difficile. Gli enigmi sono, non mi viene il termine, scusate, insomma, con i link. Sì, dovrebbe essere una cosa impossibile, eppure a Colombini riesce. Ecco, senza inventario, però l'inventario potrebbe esistere. Perché con questo sistema a pagine multiple potrebbe memorizzare il nostro PDF ciò che abbiamo nell'inventario, per esempio. È chiaro che con molti oggetti il sistema diventa ingestibile perché è altro che 11.000 pagine. Allora, dicevamo, siamo tornati indietro e volevamo passare ai tornelli, mi sembra. Non ho biglietti con me, devo comprarne uno. Ecco, qui si capisce perché dovremo cambiare dei soldi. Vado all'edicola, vediamo cosa c'è. L'edicola è chiusa, e dice, c'è un cartellone della Vadapie che pubblicizza l'offerta del mese, trekking di 500 km in Patagonia, prezzi escluso vitto e alloggio, eccetera. E c'è una macchinetta distributrice, finalmente abbiamo trovato. Esatto, c'è l'inventario, ma non si vede, è tutto memorizzato nelle pagine. Allora, macchinetta memorizzato per modo di dire, cioè la pagina, quella pagina rappresenta di per sé un'informazione e quell'informazione corrisponde a un particolare inventario. Allora, dicevamo, come dice Leo, è molto limitato. Sì, in effetti, però il sistema è proprio studiato da un genio, quindi sembra che sia poco, ma in realtà si possono fare grandi cose. Allora, non puoi fare a meno dell'unico, solo inimitabile Guglielmo Coltel, il coltellino multiuso che risolve ogni problema. Originale svizzero, stiamo leggendo qualcosa che adesso mi è sfuggito, a soli 10 euro inserisci 10 o 20 euro da resto. A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina dell'estremo oriente, hanno persino stampato storta la bandiera, eccetera, eccetera. Niente, neanche questo ci interessa, perché eravamo andati, ecco, a fianco dell'edicola, la macchinetta l'abbiamo già vista, torniamo a vederla, ecco, la macchinetta, ecco, quella dei coltelli, adesso mi sono orientato, torniamo alla biglietteria. Ora, che cosa si può fare? I tornelli li abbiamo già tentati, la biglietteria automatica l'abbiamo già, ecco, non l'abbiamo ancora vista e dove dobbiamo andare per vedere appunto per ottenere i biglietti. Tariffa 2 euro. Possiamo inserire tante banconote e la macchina da resto. Posso inserire una banconota da 20 euro. Proviamo.
Resto esaurito o insufficiente. Ecco qui che ci troviamo di fronte al problema da risolvere. Abbiamo 20 euro e avremo bisogno di 2 euro per passare i tornelli, oppure li potremmo saltare direttamente, come fanno in tanti, come ho visto fare a Milano, che arrivano ai tornelli e li saltano, forse anche a Roma fanno così. Però diciamo, noi siamo onesti e vogliamo procurarci i 2 euro. E abbiamo visto che ci sono vari cambi che si possono fare con questi 20 euro. Vediamo un po' se era qui. Allora, qui potrei inserire, ma abbiamo già capito che ci daresti insufficiente, quindi dobbiamo andare a cercare. Proviamo a tornare all'atrio, proviamo ad andare a vedere il bar, cosa c'era. C'è il Musicompro. Ecco, se mi fossi segnato qualcosa, mi sarei ricordato che al Musicompro accetta 10 euro e invece io ne ho 20. Quindi se Festuceto si ricorda dove devo andare, mi fa risparmiare un po' di tempo. Proviamo ad andare in direzione dei treni e torniamo all'edicola. Allora, qui c'è sarebbe meglio le pub per chi gioca col tablet come me. In effetti si può realizzare invece con un PDF, con un EPUB normalissimo. Macchinetta distributrice. Soli 10 euro, inserisci 10 o 20 euro. Ecco, qui noi potremmo inserire 20 euro, però ci dice no, diamoci un taglio, perché evidentemente non abbiamo ancora scoperto tutto, quello che ci farebbe risolvere il problema. E dato che mi sono perso, mi sa che lascerò il compito a chi sta seguendo. Lascia perdere, allora, tornelli, l'edicola. Biglietteria automatica è questa qui, lasciamo perdere. E vabbè, pazienza, non riesco a farvi vedere. Tornare alla biglietteria è qua, torna all'atrio, viaggiatori. Ecco, i viaggiatori, scusi, senti, mi faresti un favore, signora, non avrebbe... ma che? Speravo qualcuno che mi cambiasse i soldi e quindi questa è una via senza uscita. Volevo farmi cambiare i soldi, ma non ci siamo riusciti. Quindi tornelli no, viaggiatori no, biglietteria automatica no, edicola no, torniamo all'atrio. C'è la scala, il bar, direzione dei treni, distributore automatico. Niente, qui c'è la fortuna. Mi sono perso. Qui niente, torniamo giù, il bar. C'è il Musicompro. Lasciamo perdere. Festuceto, ti ricordi qualcosa per aiutarmi? Direzione dei treni, biglietteria automatica, tornelli e niente. Vabbè, direi che mi sa tanto. Ah, ecco, no, finalmente, a furia di cliccare, riportiamo in auge il TXT, che addirittura ora torna al coltellino. Grazie, andando a caso ci sono arrivato. Ecco, e qui direi ormai di chiudere, visto che è passata un'ora. Ecco, vedete cosa è successo? Mentre prima il Guglielmo Coltel ci diceva solo 10 o 20 euro e dicevamo no grazie, ecco, adesso abbiamo realizzato, a furia di cliccare a caso, che se ne compro uno usando i 20 euro, mi darà come resto i 10 euro di cui ho bisogno. Quindi qui ci può essere un po' il limite di questo sistema, nel senso che io avevo poche scelte. Ah, se non parlavi con i viaggiatori non si sbloccava. Ecco perché stavo vagando, non avevo pensato di andare verso i treni dove mi avrebbero detto che non mi davano appunto un cambio e non riuscivo a ottenere un cambio. Ecco, comunque dicevo appunto il limite quale potrebbe essere, almeno con un enigma semplice come questo, in cui abbiamo visto vari distributori che ci forniscono inserendo delle monete. Ciao Vecna, dicevo, inserendo delle banconote ci danno dei resti, acquistando cose completamente inutili, ma dei resti che ci permetteranno di avere 2 euro per poter andare ai treni. E quindi vedete che qui realizziamo, in realtà io ho cliccato a caso. Però qui la pagina del PDF fa lei il ragionamento, no? Per chi avesse fatto questo percorso,
Se compro usando i 20 euro mi dà come resto i 10 euro di cui ho bisogno. E questo si è sbloccato perché è diventata l'ultima risorsa. Ho provato a chiedere a qualcuno che mi cambiasse, ma nessuno mi ha aiutato. E ora vado a spendere 20 euro per ottenere una banconota da 10 euro come resto e un falso coltellino svizzero. Ma non si scrive niente, si clicca, esatto, questo è l'Locusta Temporis di Enrico Colombini, che è un PDF con dei collegamenti ipertestuali. Essendo un PDF ha richiesto per la creazione accorgimenti davvero particolari che solo il genio di Enrico Colombini poteva affrontare, riuscendo a scrivere un libro di 11.000 pagine in tempi umani. Allora, abbiamo questi 10 euro, se non altro so cosa fare di questi 10 euro. E se adesso andiamo un po' a vagare, per il resto non c'è altro da fare, allora torniamo alla biglietteria, tornelli no, proviamo l'edicola. Ah no, sono tornato alla macchinetta distributrice, non ci serve, ci siamo già stati. Tornare alla biglietteria, torniamo all'atrio. Proviamo a vedere al bar cosa c'era, c'è il Musicompro, ecco, adesso che ho i 10 euro, il Musicompro che ci dà questo CD dal titolo Strido Latente degli Stonai, ecco, usando i 10 euro otteniamo i 5 euro di cui abbiamo bisogno. Ecco, ci siamo proprio svenati per ottenere questi 5 euro, torniamo all'atrio e ora dovremmo andare, avendo i 5 euro, c'era qualcosa. Ecco, non è così semplice in realtà, perché appunto qui sembra facile, sto andando un po' a caso e mi riesce, in realtà ci sono dei labirinti da cui è difficile uscire a un certo punto. Allora, distributore automatico, è il talismano della fortuna e gli diamo i 5 euro. Ora abbiamo una moneta da 1 euro e un orribile talismano che in realtà è da 2 euro. È una moneta da 2 euro con un disegno sopra. E allora adesso possiamo tranquillamente andare verso dunque, no, grazie, scusate, ma mi continuo a perdere. Possiamo andare in direzione dei treni, andiamo alla biglietteria automatica e inseriamo la moneta da 2 euro e finalmente ecco il nostro biglietto. E ora potremo dirigerci verso i tornelli e arrivare all'appuntamento. Ecco, siamo arrivati all'appuntamento, c'è una statua equestre, c'è la sede principale dell'università e Jean, il nostro fidanzato, o meglio il fidanzato di Marika, non si presenta ancora, ribadisce il fatto di essere un ritardatario cronico o magari sta succedendo qualcosa di diverso. E a questa Marika non resta che aspettare, c'è tutta la descrizione, e Jean ancora non si vede. E poi succede di tutto, comincia a telefonargli, eccetera, eccetera. Bene, io direi che come idea di questo Locusta Temporis ne abbiamo data una piuttosto approfondita a livello di dimostrativo. Se andate avanti nel dimostrativo succede ancora qualcosa di più, quindi ve lo lascio. Non era mica un enigma matematico, spero. Beh, in pratica bisognava dare un sacco di soldi e ottenere dei resti che alla fine ci davano i 2 euro per poter prendere la metropolitana. Niente, niente di che, si può fare almeno fino a questo punto. Ecco, dicevo, poi c'è un seguito, a un certo punto succederà qualcosa, troverà Jean e da lì poi nascerà questo mistero che ci porterà nei meandri del tempo. Non credo di aver dato un'idea, di aver dato un'idea, come si può dire, fedele di quello che è questo ebook, perché ovviamente con un gameplay così limitato si capisce che è scritto bene, si capisce che ci sono i collegamenti ipertestuali, che c'è dietro non ci sono enigmi matematici, per fortuna, se no solo diavolo li potrebbe risolvere.
Dicevo appunto che ecco, non credo di aver reso l'idea perché solo andando avanti diventa effettivamente più chiaro di cosa si tratta. Quindi vi consiglio di andare a scaricare questo dimostrativo se non siete ancora convinti dell'acquisto, di provarlo fino in fondo e poi di decidere. Noi giocheremo ancora cose di questo genere. Però difficilmente troveremo altri PDF di questo livello, troveremo avventure di questo genere, ma scritte con Twine. E lì diventa tutta un'altra faccenda perché la programmazione con Twine è molto più semplice. Realizzare in PDF autonomamente una cosa del genere, beh, ci vuole solo un genio come Colombini. Ormai gli ebook supportano browser anche piuttosto avanzati, e allora che senso ha spremersi per fare una cosa del genere? Beh, insomma, se uno riesce a fare una cosa del genere vuol dire che è in gamba e questo già potrebbe essere uno stimolo per un autore per cimentarsi nella creazione di un PDF di questa complessità con 11.000 pagine. Va bene, bisognerebbe inserire, e lo scriveremo a Colombini, un iperlink picchia qualcuno. Tipo picchia il passeggero che non ci ha voluto aiutare e questo, se non l'ha fatto, l'avrebbe dovuto fare. Va bene, vi ringrazio ancora per avermi fatto compagnia in chat, sempre affezionatissimi, non so come fate, quindi vi ringrazio tantissimo e probabilmente venerdì, anche se avevo detto che non ci sarei stato, probabilmente invece ci sarò. L'impegno che avevo saltato e probabilmente farò un'avventura testuale. Darò notizia sui soliti canali, così chi volesse può così accompagnarmi anche nella prossima avventura di queste mille e una avventura che settimana dopo settimana cerchiamo di giocare per capire cosa sono davvero queste avventure testuali. Grazie ancora a tutti, se vedrete questo video su YouTube e siete arrivati fino a questo punto, beh, se non cliccate su mi piace, ecco, avete fatto 30, fate 31. Va bene, allora vi saluto tutti, buonanotte, grazie ancora per la compagnia. Ciao ciao!